voluntary disclosure bees, quali sono i 5 rischi principali? Questo video ti mostra i 5 rischi principali della voluntary disclosure bees. Cosa ti succede se non fai la voluntary disclosure? C'è scampo per me? Me la cavo? Quando mi scoprono, cosa posso fare per abbattere i rischi? Buongiorno, sono Enzo Caputo con SwissBankingLawyers.com che vi parla da Zurigo, da Paradeplatz. Se ancora non hai fatto la volontaria disclosure, non è colpa tua. Si vede che eri circondato dai consulenti sbagliati. Se stai considerando l'idea di non aderire, devo essere molto chiaro con te. Molto chiaro. Se non approfitti oggi stesso di aderire alla volontaria disclosure bis, corri dei rischi enormi. E questi rischi te li faccio vedere ora. Rischi il disastro finanziario per te e la tua famiglia. Rischi anche la prigione. Rischi la tua salute. Non si scherza. Puoi essere certo al 100% che ti scopriranno in prossimo futuro. Al più tardi nel 2018 con lo scambio automatico di informazioni. Vuol dire che l'Italia saprà chi ha un conto nero in Svizzera, ma è molto più probabile che il fisco italiano entri in possesso di questi dati, cioè del tuo nome, molto prima del 2018. Gli Stati Uniti d'America hanno richiesto le cosiddette Leaver List dalle banche svizzere. Le Leaver List sono liste con tutti i nomi di quelli che hanno chiuso il conto e che se ne sono andati, che hanno lasciato la banca. Dunque, anche se hai chiuso il conto e lasciato la banca nel 2010, per esempio, ti scopriranno. Anche l'Italia chiederà le Leaver List, può essere certo. L'Olanda, la Francia e alcune settimane fa anche la Spagna hanno inoltrato queste richieste di gruppo, con successo, per stanare gli evasori. Queste richieste di gruppo. Le banche svizzere si stanno già preparando con formazioni interne nella banca, stanno preparando il personale che deve fronteggiare una lunga serie di future richieste di gruppo. Questo vuol dire una sola cosa, le richieste di gruppo arriveranno al 100%. Questo ve lo garantisco io. Ci sarà la massima cooperazione da parte delle banche svizzere. Le 130.000 domande di adesione inoltrate all'Agenzia delle Entrate hanno fornito una montagna enorme di nuove informazioni all'Agenzia delle Entrate che prima non avevano. Oggi il fisco italiano conosce bene i comportamenti specifici degli evasori e i fatti fiscalmente sospetti degli evasori. Conoscono tutto. Adesso vi do 3 esempi di questi fatti specifici. Chi ha spostato la residenza fiscale in Svizzera, cioè chi se n'è andato dall'Italia e ha preso residenza in Svizzera, è uno di questi gruppi. Chi ha spostato i soldi a Dubai o a Panama e lasciato la banca è anche uno di questi gruppi. Chi ha fatto ritenere la posta bancaria in banca, anche questo fa parte di questo gruppo. Questa specifica richiesta è già pronta nel cassetto. Gli italiani ce l'hanno pronta questa richiesta, come ha confermato anche il Sole 24 Ore la settimana scorsa in un articolo. Una volta che hanno il tuo nome, pochi giorni dopo sarai tu che avrai un avviso di garanzia a casa. Dopo un avviso di garanzia ti sei giocato il beneficio della voluntary disclosure bis, non puoi fare più niente, è troppo tardi. L'accertamento fiscale avrà conseguenze devastanti. Non ti basta quello che hai sul conto, ma rischi di perdere fino a 3 volte di quello che hai sul conto. Cioè ci devi mettere altri soldi, non solo perdi tutto quello che hai sul conto, ma 2 volte altri soldi. Abbiamo fatto un calcolo con esempi reali nel nostro studio. Questo calcolo lo potete trovare in internet sul nostro sito. L'agenzia ti segnalerà alla procura che aprirà una procedura penale contro di te, per esempio per autoriciclaggio. Ti posso solo raccomandare di non perdere tempo. Approfitta ora dei benefici della voluntary disclosure bis e fallo con noi subito, adesso. Questa è l'ultima chiamata. L'esperienza fatta con più di 160 clienti ci mostra che costa molto meno di quello che pensi fare la voluntary disclosure.
Non aderire è il sicuro suicidio finanziario. La scelta peggiore che puoi fare è non aderire. Ecco i 5 rischi principali. Rischi di perdere 3 volte quello che hai sul conto. Rischi il tuo patrimonio. Rischi la tua libertà. Rischi la serenità tua e della tua famiglia. E rischi anche la tua salute. La tua vita con la guardia di finanza sarà un solo incubo che fa male alla salute. Se vuoi sapere quanto ti costa fare la volontaria disclosure bis, telefoni subito al numero qui indicato e calcoleremo insieme quanto ti costa fare la volontaria disclosure bis. Ti offro una consulenza telefonica gratuita del valore di 250 euro. Non esitare, fai il primo passo, prendi adesso in mano il telefono e telefoni adesso senza impegno. Ti garantisco che ti sentirai molto meglio dopo aver telefonato con me. Ti auguro una bella giornata. Grazie dell'ascolto.